Thank you. Eccoci al nostro viaggio con l'Italia che produce le storie di artigiani. Buonasera Roberta. Buonasera Roberto. Buonasera al pubblico. Di che parliamo stasera? Stasera parliamo... Del nuovo governo. <ride> esatto. Perché sentiremo anche che cosa si aspettano i nostri artigiani, ma anche... E anche di formazione, di come le azioni di questo governo impattano poi tutti i giorni nella vita di chi si alza e tira su la clerta. Allora, i nostri ospiti. Partiamo dalla parte politica con... È Monica Forte, consigliere del Movimento 5 Stelle. Buonasera. Buonasera, che tra l'altro indossa sempre le nostre creazioni. <ride> certo, ogni promessa è debito, l'avevo detto. Ma allora, guardi, L'altra volta le ho dato un foulard sì? made in comodo. So, no. Adesso io qua ho delle borsette. Eh, <ride> che non so perché siano qua, ma poi... Perché dopo sono qua queste borsette? Dopo ti racconterò, non ti voglio svelare. Okay, ancora. Perché parliamo di chi le fa, no? <ride> esatto. Eh, allora, di scusate, chi fa la pelle? Ecco. Scelga, guardi. Oh caspita. Guardi, deve scegliere un colore dopo se la mette il consiglio regionale. Ok, questo? Quale? Questo qui. Questo qui smosciarello. sì, smosciarello, eh sì, smosciarello. Eh, almeno si abbina su tutto, no? Facciamo una ah, scelta. Anche il beige, abbina, eh, è beige sì, certo, questo qua. Si abbina su tutto, certo. questa è sua, prego. Oh, grazie, che carino, grazie. Benissimo, andiamo avanti con gli ospiti. Prego. <ride> allora, poi sempre dal, dal tuo lato, Roberto Mura della Lega. Buonasera Buonasera, buonasera Mura, buonasera, buonasera a tutti. Poi vedo l'Avvocato Claudio Venghi, buonasera. Buonasera a tutti. Ci aiuterà a rispondere alle domande dei nostri artigiani con la consueta simpatia. È giornata buona oggi per la settimana. D'accordo, sì Ven sì. Ven Venerdì è sempre allegro, <ride> finisce la settimana. Eh? Che Anche fa nel lui. weekend di bello? È una serie di iniziative dove, dove abito e con la famiglia. Va bene, ecco, andiamo avanti. Poi Daniele Riva, presidente del Cempi, buonasera, ben arrivato. Buonasera, buonasera Riva, spieghiamo cos'è il Cempi, che è importante. Eh? Cempi è un consorzio energia che si occupa di acquisizione di, gran, di grosse quantitativi di energia che poi vengono distribuiti agli artigiani, alle imprese e anche alle famiglie. Quindi... Ecco, lui lo dice così, in realtà consente di risparmiare sui costi della bolletta per gli artigiani, per chi aderisce, no? Non solo consente di risparmiare, ma eh, c'è un canale diretto che mette in comunicazione l'utente, quindi dicevo l'imprenditore piuttosto che la famiglia con i nostri funzionari di confartigianato e quindi non c'è nessun call center o eh, lingua strana che si sente dall'altra ecco, parte. Bravo, ci siamo capiti, è una cosa importante. Vedo un'altra signora. Me la presenti? Sì, però a proposito Beh, di borsa. No, prima, quindi... prima, no, scusi, scusi, mi scelga, <ride> poi ci conosciamo. Eh, mi scelga sì, una delle tre. Anche se la conoscenza era importante eh, in sì. questo caso. Eh, scusi, ma lei voleva quella beige? No, è andata no, no, va bene. Se non gliene faccio fare una beige. Poi lo smeraldo. Smeralda, non è sì, verde, lo smeraldo, è verde. Smeraldo, e voi chiamate, riuscite. voi signore, chiamate i colori con dei nomi, eh, comunque smeraldo. Sì, lo sì, definirei smeraldo. Bene. <ride> Questa è per lei. Ragazzi. Ora ti spiego perché Daniele è veramente competente in faccenda di borse, perché lei indovina che cosa produce? Le borse. Esatto. <ride> cioè queste le produce lei? No. È della concorrenza? Ma a mondi completamente diversi, quindi non quindi è esattamente concorrenza. Quindi le va bene lo smeraldo? Assolutamente. Se no guardi ciò qui della pelle se ne fa una lei. Visto no. Quello, che azienda ha stasera? Esatto, signora? vorrei che Daniela Bravi eh, ti raccontasse che cosa fa Garbage Lab, perché è un'azienda che secondo me hai già sentito, ma è interessante. ma sì, quelli, sono quei signori lì che, che con tutte le cose della, della, delle gomme usate. Esatto, eh, come cartelloni pubblicitari, vero eh. Daniela? Sì, sì, sì esattamente, esattamente quelli. Eh, noi facciamo borse di una tipologia molto differente da, da questa, comunque apprezzo molto, Bene. e sono borse un pochino più giorno, definiamole, un pochino più battagliere, perché sono fatte con le max affissioni pubblicitarie usate, quindi è un progetto di riuso e riciclo diretto di un materiale altrimenti destinato alla spazzatura. E cinture di sicurezza delle auto che recuperiamo direttamente. Se non è una mia gaffa, le posso chiedere cosa ha il collo? No, ecco questa invece è una collana, pelle, questa invece, scusate. Se non eh... è un apparecchio sanitario, a <ride> no, me è capitato una volta no. di fare... No, è no, una collana di una mia amica, quindi mi fa piacere molto portarla e trovo un bel oggetto. Quindi... Ah, benissimo, benissimo. Tra l'altro è del eh, della Dorina Camusso, okay. che salutiamo. Un'imprenditrice sì. di compartigiano. Benissimo. Roberta, per te resta questa qui che si abbina un po'. Va bene no. al mio look di oggi, va bene. No, mi piace. non va forse il ah, no. giallo. Mi sembra perfetto. Poi scegli tu, per me sembra più adeguato. Però. Tieni questa. <ride> Grazie. Va bene. E poi accanto abbiamo Claudio Riva, imprenditore anche lui del settore trasporti. Buonasera e benvenuto. Mariva, ma Riva, buonasera. buonasera. L'ha trovato quel disponente Infatti. che cercava? Non ancora. No, no, dai, Lo non stiamo si... crescendo. Non si può che lei stia mesi senza trovare. No, no, lo stiamo crescendo internamente. Ah, ha trovato una figura interna, sì. uno che già conosceva. No, no. Abbiamo assunto una persona e la stiamo formando internamente. Le sta dando soddisfazioni? Sì, 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 sì. Non mi sembra molto convinto. No, <ride> è difficile perché, come dicevo, non è una figura professionale che si trova sul mercato, bisogna formarla. Eh, per una serie di motivi si va a cercare qualcuno che conosca almeno un paio di lingue e poi da lì si parte. Va bene, va bene Roberta, che, che vuoi fare? Allora vorrei raccontarti dei numeri che ti ho scovato questa settimana, sì, dai. perché appunto Trump ha posto sull'acciaio e sull'alluminio questi dazi, queste misure protezionistiche e l'ufficio studi di confartigianato ha elaborato eh, una prospettiva di quanto questi potrebbero impattare a livello di costi sul mercato europeo e sul mercato italiano. La spieghi preparato... ancora meglio Avvocato, per... tornate qua, la spieghi ancora meglio Avvocato Venghi, prima... Allora diamo subito un dato, con il protezionismo dei dazi di Trump in regione Lombardia, ne abbiamo parlato in altre trasmissioni, si parla di un miliardo di euro che vengono meno a seguito di questa imposizione per le aziende lombarde, su 6 miliardi di esportazioni negli Stati Uniti. Quindi, un tema delicatissimo politico a livello altissimo, a livello governativo, che impatta direttamente sulle imprese non solo dirette della filiera dell'acciaio, ma anche sull'indotto. Per cui è chiaro che su questo tema c'è tutto un collegato e tutta una ricaduta a pioggia sulle famiglie e sulle imprese su cui dobbiamo porre l'attenzione assolutamente ad altissimi ecco, livelli. Perché non è una questo notizia è... Di, di esteri, è una notizia che riguarda e impatta noi. Roberta, qualche dato. Allora, quanto ci costa a livello italiano questo protezionismo? Lo studio calcola la minor crescita, stante i prezzi attuali, in un anno ed è stimato in 12,6 miliardi a livello italiano. I dazi, lo ricordiamo, sono stati imposti per l'Europa, il Canada e il Messico. L'elaborazione si spinge oltre e stima per il 2019 15 miliardi di crescita persa e per eh, il 2020 17 miliardi. Abbiamo poi approfondito con questa slide in questo momento come va l'export eh, italiano verso gli Stati Uniti. È una situazione di stabilità dove però alcuni settori vanno molto bene, vedi il legno più 7,5%, l'alimentare più 4,5%, altri incominciano già a risentirne il tessile meno 11,3% e la pelle meno 8,5%. 1%, questi dati si riferiscono al primo trimestre del 2018. Eh, L'Italia, ricordiamo, è il secondo paese manifatturiero a livello europeo, quindi l'export è una cifra fondamentale e poi ti ho portato delle slide che invece raccontano della situazione dell'export con i paesi arabi con gli Emirati Arabi, perché sono dati che si stanno facendo, insomma, eh, sempre più importanti, soprattutto per alcuni settori, macchinari, moda e apparecchi elettrici che ti ho segnalato, che da soli fanno 800 milioni di export su 1 miliardo e 4 e in Lombardia il focus successivo è sulle Guardate eh, queste province dati, eh che eh, esportano di più. Milano fa quest'anno 710 milioni di euro, seguita da Monza 166, Bergamo 161. L'Odi aveva una piccolissima fetta, insomma, di export, ma fa segnare in un solo anno più 23,5%. che esporta l'Odi Gianni negli Emirati Arabi? Soprattutto prodotti chimici, apparecchi elettrici e metalli. Ah, esatto. Eccola, preparata, hai ripreparata L'avevo immaginato. Anche perché appunto le altre due province che la fanno un po' da la parte del Leone, in questo caso, Milano e Bergamo, sono esportatori di tutt'altro genere di prodotto: Bergamo, alimentari e prodotti metallici, Milano, moda, legno, petroliferi e farmaceutici. Beh, insomma, lo chiedo alla consigliera dei 5 Stelle, Monica Forte, non è che possiamo girarci dall'altra parte di fronte a questi numeri, questi dati, queste prospettive di crescita o, o no, no. di schianto? Eh? Certo, no, sicuramente è un problema che va affrontato. È anche vero che chiaramente noi non possiamo intervenire su politiche eh, di uno Stato estero, che decide in base a delle proprie logiche economiche e politiche interne. Eh, bisogna rivedere eh, chiaramente insomma, anche le nostre politiche interne all'Italia per superare queste criticità. Eh, è anche vero che, per esempio, per quanto riguarda il Made in Italy, eh, forse un po' di protezionismo in più non guasterebbe insomma, nella tutela eh, del Made in Italy. Quindi, diciamo. Mm, capisco le difficoltà che la decisione di Trump sta creando in Italia, ma capisco anche che in un momento di crisi forse intervenire a tutela eh, della produzione interna eh, forse è una necessità. Bisogna insomma valutare. Ripeto però: non abbiamo alcun potere di intervenire su decisioni di uno Stato estero. Benghi. È un tema geopolitico, ma eh, si sviluppa su tre livelli. Da un lato noi abbiamo il, il dazio di Trump. Dall'altro lato abbiamo le sanzioni alla Russia e dall'altro lato abbiamo la colo, il colosso della Cina. Allora, questi tre aspetti, a nostro modo di vedere, vanno gestiti a livello geopolitico alto, ma a livello europeo. È evidente che noi siamo tra incudine e martello da questo punto di vista, perché anche il tema della Russia e il tema della Cina impatta fortemente sulle nostre aziende. Lo abbiamo visto anche al Salone del Mobile recentemente, o in altre fiere, il Vinitaly di Verona, eccetera. Le aziende che esportano in questi paesi sono fortemente penalizzate. Allora dobbiamo gestire a livello europeo, soprattutto a livello politico alto, questa situazione tra incudine e martello, ribadisco. Daniele Riva. Indubbiamente la parte, poi la, la zona da cui arrivo io, che è la, la zona del, dell'acciaio, del, del ferro, chiaramente viene coinvolta. Qualcuno poi sta dicendo che però alcuni prodotti, di alcuni prodotti, seppur eh, soggetti a questi dazi, eh, non, non potranno fare a meno gli americani, quindi probabilmente qualche nicchia di mercato verrà salvata da, da questa mh, qualità del materiale. Però indubbiamente i numeri che abbiamo visto sono numeri, eh, importanti e quindi sono d'accordo con l'avvocato Venghi credo che a livello europeo debba essere presa debba essere prese de, delle decisioni per come dire, eh, autoproteggerci insomma, ecco questo è il concetto Allora Roberta ci fermiamo per una breve pausa e poi riprendiamo Allora Roberta con cosa traffichi? <ride> Questa volta con le pelli, sì. come potrai vedere, perché queste che sembrano enormi cinture, in verità sono appunto varie tipologie di pelli nelle diverse colorazioni che vengono proposte da questo artigiano che siamo andati a visitare, da questo imprenditore, per la realizzazione di arredo, in particolare arredo da nautica, ma anche contract hotel, eccetera, case. Eh, e la particolarità di questo artigiano è che ha fatto la scelta per mantenere un livello molto alto, appunto, delle, Quindi delle Roma pelli. Quindi è roba che costa. Eh sì. Che Quindi costa. Le, bolle, le borsette che ho dato via non sono borsette <ride> sono... da poco. Perfetto. No, è vero. Anche perché tengono le pelli per non rovinarle, per non piegarle, non le tengono arrotolate, ma le tengono distese. E questo vuol dire che l'imprenditore ha fatto un investimento significativo in capannoni perché devono avere una metratura importante. Quindi per dire del livello di qualità e di cura e attenzione che mettono nella questo, scelta. In delle questo loro uno pelli. si sceglie il colore. Esatto il colore e la tipologia appunto di, di pelle. Dove sta questa azienda? Sono Ameda? si chiama Penelope oggi in omaggio ai tessitori. Penelope oggi, benissimo, in omaggio ai tessitori. Erano originariamente un'azienda tessile e oggi fanno Ah, quello. ecco, eh, sì. sono evoluti. Sì, vero. Va bene, sei stata in questa azienda? Sì, a Meda, te Possiamo la faccio vedere. vedere. Quando siamo nati 30 anni fa eh, abbiamo iniziato dopo qualche anno eh, un percorso sulla pelle che eh, diciamo con il nostro primo prodotto ha un po' rivoluzionato il mercato perché siamo stati i primi a uscire con un unico prodotto in tanti colori mentre la consuetudine del, del periodo era di avere tanti prodotti in pochi colori, nei classici colori della pelle quindi il nero, il testa di moro, il verdone. Noi siamo usciti nel 92 con Un'unica un pelle in 45 colori, che poi nel corso degli anni sono diventati 120. Questo è stato un po' il nostro cavallo di battaglia e quello che ci ha spinto poi a, a crescere e consolidare le nostre posizioni nel, nel settore della pelle. Il nostro settore di riferimento è l'arredamento, noi siamo nel cuore del, del distretto dell'arredamento Ameda e quindi questo è il nostro settore di riferimento. Poi da lì ci spostiamo verso la nautica, il contract senza disegnare certe puntatine sulla pelletteria e su altri settori diciamo, marginali per quanto riguarda l'utilizzo della pelle. Il mercato di riferimento è chiaramente la Brianza, eh, l'Italia in genere e... Mh, Diciamo un settore medio-alto del mercato, il quale a sua volta fa dell'export la, eh, la sua strategia principale. All'estero puntiamo sull'Europa e su, su mercati dell'estremo oriente. Il nostro settore è non parlo solo della PNP oggi, ma diciamo dell'industria dell conciare europea in genere, abbiamo la fortuna che la materia prima costa molto, la materia prima di qualità, quindi la materia prima di qualità è di provenienza europea ed ha un costo che incide per il 75% del prodotto finito, quindi ehm, mercati emergenti che volessero farsi internamente il, il loro prodotto o si appoggiano a eh, materia prima di bassa qualità come può essere quella del, del Sud America oppure eh, devono per forza di cose venire a prendere in Europa e, e come dire, altri costi supererebbero quello della, della, del basso costo della, della forza lavoro interna. La nostra forza è quella del, del servizio, eh, il cliente viene da noi eh, sapendo della, della qualità della nostra pelle e anche della disponibilità. Noi abbiamo circa 35 prodotti in una serie di colori, una combinazione di 900, più di 900 colori sempre disponibili nel magazzino. Questo è chiaramente un grosso impegno dal punto di vista finanziario però è, è un po' la nostra forza. Questa pelle è il nostro cavallo di battaglia, è nuvola ed è un marchio riconosciuto sul mercato che indica una pelle di, di con grana liscia e con una miriade di colore, nel nostro caso sono 120, anche se in realtà ne facciamo qualcuno di più a campione per qualche cliente che ha esigenze particolari. Da questa pelle eh, possiamo salire su una qualità più alta, per esempio come può essere una pelle cosiddetta anilina che è una pelle estremamente naturale cosa vuol dire guardiamo la superficie e vediamo che a differenza della pelle di prima questa reca tutti gli aspetti dell'animale eh, come era in natura quindi vediamo le rughe del collo per esempio vediamo piccoli difetti che possono rappresentare delle cicatrici delle punture di animali quindi questa a un occhio magari non attento può sembrare una pelle di più bassa qualità perché appunto eh, non è uniforme, ha dei piccoli difetti, ma in realtà se la tocchiamo purtroppo qua non potete toccarla, però la differenza al tatto è, è decisamente a favore della, della pelle naturale. Avete mai contato quanti metri di pelle conservate in magazzino? Eh sì, lo facciamo chiaramente ogni fine anno, è un, prodotto naturalmente, è un processo naturalmente eh, informatizzato e sono circa dagli 80 ai 100.000 metri di prodotto finito nella nostra sede qui a Meda e circa la metà, quindi 50.000 metri di grezzo in produzione in provincia di Vicenza. Ho visto nella parte finale una vasca in pelle. Addirittura una vasca ah, di pelle, sì, era un prototipo. Ah, però... non è che ci fanno il bagno. Beh, hanno provato anche a farci il bagno, sì, sì. Nella vasca di pelle. Sì, però, molto complimenti. carina. Adesso, al di là del gusto del mercato, complimenti a sì. chi si sa muovere in questo modo. Andiamo un attimo al nuovo governo. Che ne pensate? Partiamo ehm, dal presidente del Cempi, Daniele Riva. Che aspettative avete voi? Ma noi abbiamo in sospeso alcune richieste In sospeso non, non mi dispiace. Come che vengono dai governi precedenti e che ci auguriamo che questo governo ci possa come dire, metterli a, a regime. Mi riferisco all'IMU sui capannoni, all'IRI promessa ormai da due anni per le, per le aziende e società di persone e altre. E quindi credo che la battaglia che farà con Confartigianato. E sarà sarà su, queste, su queste partite. Su un giudizio, io credo che sia un po' presto. Insomma, ecco. Daniela Bravi, lei eh, insomma, insomma, è ancora fresca fresca la cosa, quindi bisogna un attimo insomma, anche un po' capendo. Sicuramente, da piccolissime imprenditrici ne siamo un'impresa molto piccolina. Eh, ci aspettiamo una semplificazione dei processi, anche conoscitivi del, eh, delle procedure, le burocrazie, la semplificazione di queste cose, che mi sembra, sono dei temi che hanno un po' tutti toccato e speriamo che mh, in effetti poi si riesca a fare questa, questa cosa perché eh, noi piccoli imprenditori, ma anche quelli grossi, credo a maggior ragione, eh, non abbiano più tantissima voglia di occupare il loro tempo anziché in progettualità rivolte su se stesse, a capire come affrontare eh, nuove leggi, nuove, nuove regole, nuove mh, situazioni, insomma, un po', un po cadute dall'alto. Ecco, mi aspetto e spero che queste, eh, mh, queste, queste cose possano un po' migliorare, vediamo insomma. Claudio Riva. Eh. 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 Beh, noi come categoria sicuramente sulle infrastrutture siamo in attesa di vedere cosa succederà perché questo paese è notoriamente eh, come dire, in carenza di infrastrutture. Al di là dei proclami che si possono fare sullo spostare il traffico da gomma a ferro, siamo tutti d'accordo, ma è un processo che richiede anni e al momento siamo proprio, cioè, non c'è speranza di muovere 5 punti percentuali dalla gomma al ferro così nel giro di due anni. L'altra cosa è, sono d'accordo con la collega, un po' di sano pragmatismo perché veramente siamo come dire uberati da leggi, regine, un, un po' ovunque, insomma, non solo nel nostro settore, ma proprio dappertutto. Quindi ci aspettiamo, speriamo di avere qualcuno che affronti le cose con un minimo di così. Pragmatismo, il sano pragmatismo che gli americani di cui si parlava prima a proposito dei dazi hanno e ci, 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 diciamo, ci sguazzano e noi invece siamo sempre lì a rincorrerci con eh, i commi, gli articoli e quant'altro. Roberto Mura, lei fa l'imprenditore tra l'altro, no? sì. in che settore? Lavoro nel campo dei servizi, nel campo dei servizi in campo energetico, sicurezza sui posti di lavoro, eh, pratica antincendio, fondamentalmente in questo settore faccio il professionista. Ecco, o... E poi fa il politico diciamo, a tempo perso, diciamo. non è la principale fonte... No. Anzi, per fortuna no. Credo che sia una fonte di, di disperazione ogni tanto la politica. No, è una passione. La politica è un po' una malattia. Da tanti anni ho fatto il, il consigliere Comunale, assessore, il vice sindaco, il sindaco, il presidente del Consiglio comunale, ho fatto il senatore. Adesso faccio il consigliere regionale, faccio il presidente di commissione ed è bello eh? comunque c'è chi dedica magari il proprio tempo ad attività in campo, anche eh, diciamo di, di, di volontariato o di altre attività. La politica è sempre stata una, una passione, per cui è, è bello impegnarsi per gli altri, poi in alcuni casi diventa un impegno chiaramente più che un, un passatempo, come nel caso per esempio di fare il parlamentare o fare il consigliere regionale. Si diciamo, è creata nel paese un'aspettativa incredibile. Assolutamente. Sì. Un sondaggio che verrà pubblicato nelle prossime ore, se non è già stato pubblicato, parla addirittura di un 49% di gradimento per questo governo, che è una percentuale. Di tutto rispetto, la gente si aspetta grandi cose. Sì, il suo partito, poi non le dico la percentuale, ma sta salendo, in no, modo. no, lo, li vedo anch'io. Adesso è una grande responsabilità, una grande responsabilità perché, al di là che la campagna elettorale è finita, non siamo qui a chiedere eh, voti per eh, governare il paese, ma i voti li abbiamo già presi, adesso abbiamo il dovere di mantenere le promesse che sono state fatte. Quindi, al di là degli slogan, al di là di quelli che sono magari gli attacchi dell'opposizione, bisogna dimostrare con i fatti che si è in grado di dare al agli italiani quello che è stato promesso, nelle cose che, che sono emerse oggi, gli imprenditori hanno bisogno di semplificazione, hanno bisogno di riduzione. Di quello che sono i carichi fiscali, hanno bisogno di avere la possibilità di, di, di effettuare le assunzioni con minori oneri, quindi lasciando più soldi anche nelle tasche dei lavoratori. Ce la farete di... perché molti vi prendono in giro. No, eh, vabbè, non, 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 mi non mi preoccupa, ci prendono in giro quanto vogliono. Alla fine saranno i fatti a dimostrare se avevamo ragione o avevamo torto. Quindi sono, molto sereno. L'altro aspetto delle infrastrutture è fondamentale, tale, eh, quello che sono ponti, strade, ferrovie e infrastrutture informatiche che sono fondamentali ormai per un'impresa che deve colloquiare anche con la pubblica amministrazione attraverso internet. Ci sono delle zone del nostro Paese, anche nella opulenta Lombardia, che non hanno neanche la DSL. Quindi c'è sicuramente tanto da fare. Ci sono delle cose che si possono fare domani mattina, ci sono delle cose che saremo in grado di fare tra un anno, tra cinque anni, o alcune che magari ci vorranno eh, molti anni di più, ma le basi si creano adesso, bisogna lavorare oggi per, ponendo le condizioni per quello che potrà essere fratto tra due, tre, quattro, cinque anni. Monica Forte. Ma ovviamente è chiaro che le aspettative sono molto alte e, ed è giusto che noi rispondiamo a queste aspettative. E... Sicuramente è vero, molti dei progetti che abbiamo in mente con questo governo eh, prevedono una progettualità a lungo termine, eh, che è quello che è mancato eh, ai governi che ci hanno preceduto, cioè la capacità di intavolare eh, dei progetti, dei programmi a lungo termine, ma ponendo le basi concrete oggi. Quindi questo è essenziale, come è essenziale rispondere a delle esigenze che sono esigenze pratiche, eh, un po' di pragmatismo quando si dice certo, ma il pragmatismo eh, si è in grado di rispondere ad una maggiore esigenza di pragmatismo quando si ascoltano le esigenze dei cittadini comuni. Quindi eh, ascoltare gli imprenditori laddove chiedono soprattutto una maggiore semplificazione, eh, questa è una chiave essenziale, eh, soprattutto perché... Quando il tessuto economico di un paese, e la Lombardia in questo senso è l'esempio primario, è fatto da piccole e medie imprese, addirittura micro imprese, è chiaro che non si può spendere la maggior parte del proprio tempo in, uh, in carte e in pratiche burocratiche. Così come è essenziale per esempio aiutarle ad internazionalizzarsi, quindi anche accompagnare le piccole imprese in un processo di internazionalizzazione. Eh, quindi sono tutti interventi necessari. Sono assolutamente certa del fatto che su certe cose, come si diceva, si riuscirà ad intervenire nell'immediato, credo su queste sicuramente sì. Abbiamo gli strumenti, abbiamo la tecnologia che sicuramente facilita eh, gli interventi in questo settore. In altri settori, come per esempio quello delle infrastrutture che veniva citato, non si può. Prescindere da una progettualità futura che però vada nella direzione di chiaramente trasporti Venghi, sostenibili. Lei che ha qualche capello bianco, non li trova sì. un po' troppo spavaldi? Allora, noi siamo per il pragmatismo, nel senso che vanno bene queste indicazioni, vanno benissimo, il problema è declinarle poi in modo concreto. Faccio l'esempio di uno dei temi più delicati, che sono le tasse, che sono l'IVA che sono lo split payment, cioè il pagamento dell'IVA diretto da parte di chi riceve il pagamento della fattura, il redditometro. Eh, sono tutti aspetti collegati, per cui è chiaro che nel momento in cui si fa un intervento sulle tasse di riduzione, sull'IVA, sul redditometro, sugli aspetti fiscali in generale, ci deve essere una strategia complessiva. Quello che gli imprenditori chiedono è che non cambino le regole, che non cambino le situazioni di anno in anno e di volta in volta. Lo abbiamo visto e chiudo sulla, sulla tassa rifiuti. Abbiamo visto la Tari, la Tares, la Tia. La TARI, tutta una serie di acronimi di anno in anno che hanno modificato l'assetto della tassa rifiuti, su cui poi i comuni sono rimasti vittime, nel senso che hanno dovuto applicarlo, e vittime peggio ancora, ovviamente, le imprese che hanno dovuto applicare un tributo diciamo abbastanza cervellotico. Allora, questo è quello che noi non vogliamo, cioè ci deve essere una strategia complessiva anche su questi temi che sono molto delicati perché impattano sull'aspetto economico e sul bilancio dello Stato, in modo semplificativo, in modo chiaro. L'altro tema e chiudo, riguarda detto aspetti anche, che, detto anche prima. 60 parole fa chiudo, però lo può fare. L'ho detto anche prima. Avvocato, l'importante è che sappiamo che quando lei dice chiudo, prosegue D'accordo, eh. d'accordo. No, no, va no. avanti, vado avanti. Era un tema che non è legato all'aspetto economico, ma è che è legato alla valorizzazione delle professioni, lo abbiamo già visto qui. Um, ci sono una serie di norme, di leggi, di interventi che lo Stato può fare per valorizzare alcune professioni artigiane e di liberi professionisti che svilupperebbero un volano economico per i giovani e per le imprese a costo zero per lo Stato. C'è tutto un tema che va sviluppato Roberta. da questo punto di vista. Volevo chiedere a Daniele Riva: noi l'abbiamo presentato come presidente del Cempi, ma lui rappresenta a sua volta gli artigiani di un territorio, quello del Lecchese. Di priorità, di carne al fuoco da parte della politica ne è stata messa. Molta. quali sono i punti che sentite più sulle, sulla vostra linea d'onda nel territorio che lei rappresenta? Ma prima di risponderle mh, ho apprezzato molto che il consigliere eh, ha detto la programmazione. Ecco, L'unica preoccupazione che, che ho io personalmente, ma che condivido con i miei colleghi imprenditori, eh, è quella che tutte queste, consentitemi di dirlo in senso buono, sparate di, di, di miliardi di, di abbassamento delle, delle tasse, eccetera, eccetera, No, siano magari di applicazione immediata, ma che non siano uno zaino che poi noi diamo in carico alle future generazioni, magari alla mia no, ma a quelle che verranno. non per si tutti così giù. Eh. No, beh, però voglio dire, Fa tempo a pagare eh, anche queste, lei il costo. Di... Queste, questi effetti poi hanno, hanno un effetto, scusate il gioco di parole, abbastanza medio-lungo termine, per cui valutate nella programmazione anche questo rischio. Insomma. Però mi pare di aver capito che nelle dichiarazioni post-elettorali ci sia qualche come dire, aggiustamento da questo punto di vista e quindi mi auguro che eh, i conti vengano fatti bene. E adesso però mi sono perso la domanda che mi ha fatto la dottoressa. Il tuo suo territorio? Ma io, il nostro è un territorio abbastanza piccolo, compresso tra lago e montagna, quindi eh, con, con uno sviluppo molto, molto compresso da questo punto di vista. Ma mi, mi rifaccio a, a un dato, visto che abbiamo parlato di dazi, torno all'export. Il nostro territorio a livello lombardo e a livello nazionale è un territorio che è arrivato vicino alle due cifre di, di aumento dell'export di anno in anno, quindi, credo che sia un, un dato sicuramente importante. Eh, ancora più importante, qualcuno me l'ha già sentito dire, perché è, rappresent è rappresentato da aziende micro o piccole, quindi fanno un doppio sforzo per eh, come dire, presentarsi sui mercati internazionali e quindi do doppio applauso alle nostre imprese. Eh, imprese che sono ovviamente legate al manifatturiero, al, soprattutto al, al settore dell'acciaio, ma che si sta sviluppando eh, verso un turismo, un turismo non di massa perché ovviamente non abbiamo la ricettività di altri territori, ma che sta pian piano, come dire, facendo i suoi passi da Expo in poi. Per cui credo che una nuova sfida che ci aspetta è una sfida che, che ci vedrà sul, sul, sul lato eh, lecchese del, del lago di Como, che è famoso in tutto il mondo, e che porterà sicuramente una, un turismo particolare, magari anche di elite, magari straniero, magari come dire, vabbè. di business, però comunque una, una nuova sfida. Insomma, e dobbiamo sfida. correre anche verso le scadenze fiscali, perché Roberta ci ricorda ogni settimana, ne faceva riferimento, faceva riferimento alle scadenze fiscali prima l'avvocato che voi, come Confartigianato... Sì, eh, abbiamo messo a punto un servizio per aiutare gli artigiani davanti allo spauracchio 730 che si sta avvicinando vabbè, Consulenza fiscale. <ride> sì, insomma, consulenza eh. fiscale, però Siamo già abbastanza spaventati senza artigiani. che buttili tutti questi termini. Eh. <ride> Ed eccolo lì. Niente, abbiamo realizzato un servizio sulle attività di confartigianato a questo proposito. Il caf confartigianato offre da anni un servizio efficiente e competente. È una rete articolata su tutto il territorio nazionale e quindi offriamo la garanzia a chi si serve dei nostri uffici di avere una rete estesa, una capacità di approfondire ogni problema specifico e di fornire a chi si rivolge a noi la soluzione più conveniente e migliore. CAF Confartigianato, costruiamo insieme la tua dichiarazione 730. E visto che siamo in tema di lavoro e di tasse, eh, diamo anche qualche offerta di lavoro. Le trovate sul sito che compare in sovrimpressione, questo qui, www.job-talent.it. Andando là dentro trovate la richiesta di varie aziende che cercano personale. La richiesta, sono richieste a volte anche disperate, perché personale non è che si trova così facilmente, personale... Formato, vai Roberto. Esatto, la prima azienda è proprio di Lecco, cercano un operaio di produzione nel, per il settore mecalme, metalmeccanico. Richiedono dei requisiti specifici, primo esperienza pregressa in questo campo, la capacità di lettura del disegno tecnico e di utilizzo di macchine CNC, quindi a controllo numerico, ma anche la capacità di utilizzo di macchine tradizionali, Tornio, Fresa, Trapano, non è così scontato, nel, nell'annuncio di lavoro è messo per esplicito. Ovviamente offrono appunto un contratto a tempo determinato ma esplicitano subito la prospettiva di inserimento con un contratto a tempo indeterminato, da subito 8 ore di lavoro giornaliere. Sempre in provincia di Lecco, cercano un operaio edile per questa azienda che vorrebbe una figura giovane e disponibile appunto a formarla, come ci diceva Riva prima, di investire del tempo allo scopo di renderla autonoma nello svolgimento di queste mansioni. Qui viene proposto un contratto di apprendistato, il lavoro anche in questo caso è di otto ore. Dammi Invece... un altro, poi da casa siate così svegli per favore di andare a navigare su questo sito e cercarvele un po' da soli. Se no fate fare questa fatica terribile alla Roberta. Tutte le settimane. E invece eh, in provincia di Pavia, l'Andriano, cercano un autoriparatore. Eh, anche qui è richiesta esperienza almeno biennale, richiedono ottima conoscenza dell'utilizzo dell'autodiagnosi e un buon livello di autonomia lavorativa. Appunto trovate su, tutto sul sito job-talent.it Benissimo, ritorniamo subito dopo la pausa. Allora Roberta, so che mi devi mostrare un servizio e allora non aspetto altro che vederlo. Allora, siamo andati in un'azienda che fa lavorazioni siamo metalliche. Andati, sei andata tu? Sì, <ride> ma vabbè, ti porto con me quando vado a visitarle. Loro fanno carrelli elettromedicali, macchine a movimento terra e abbiamo chiesto, dato che hanno avuto esperienze alterne, come è andata con i ragazzi in alternanza scuola-lavoro. Perché questo è un altro problema, esplicitalo ancora meglio. Avvocato Venchi. Esplicita meglio il problema. Noi dobbiamo superare un problema storico che abbiamo in Italia, che è il percorso scolastico vedi come parte, e poi il percorso lavorativo. Vedi come lavorativo. parte il predicozzo, che no. c'è tutta una sua mimica, <ride> con le mani così. Parte il predicozzo, però no, vai avanti. Allora, scuola da una parte, e lavoro dall'altra. C'è sempre stata una cesura tra i due mondi, storicamente. Quando ho fatto io l'università, voglio dire, nella nostra generazione, dall'università al mondo del lavoro c'era un salto enorme. C Erano proprio due mondi separati. Oggi va superato, perché l'Europa l'ha già superato e le imprese lo chiedono, questa, questo, questo iato, diciamo, questa, questa cesura tra la, la scuola e il lavoro. Quindi l'alternanza scuola-lavoro consente ai giovani di entrare già nel mondo del lavoro durante il percorso scolastico e quindi di essere pronti, di essere preparati, di essere lavaguardi. Il meccanismo si inceppa sugli incentivi, sulle norme, sull'accompagnamento e sull'aiuto diciamo, alle imprese per consentire di inserire questi giovani e di formarli e poi consentire loro di entrare nel mondo del lavoro. Roberta. Quindi il percorso è tracciato, bisogna poi supportarlo con tutta una serie di misure. Dicevi, Roberta, che l'esperienza dei Fratelli Parlavicini, che sono i titolari appunto di questa azienda, ci è sembrata interessante perché sono da una parte titolari che ospitano. Ma che fanno, nello specifico? Lavorazioni metalliche, quindi è eh, un office. Ma così no? eh, hanno sì. un nome quelle lavorazioni. Eh, sì, fanno carrelli elettromedicali, fanno macchine a movimento terra. È vero, fanno le lavorazioni appunto metalliche per Oggi non vanno sei a comporre questi carrellini. Eh. Però te li porto a fare il vedere paravicini. No, Metal si chiama no, la non ha portato a casa niente eh, in <ride> Guardate, guardate. Siamo alla Metal Flex, a Paina, siamo con i fratelli Parravicini, soci dell'azienda, alternanza scuola-lavoro, avete esperienza come padri e come imprenditori, cosa ne pensate? Avendo una figlia di 18 anni mi sono praticamente messo dentro in pieno in questa, in questa cosa, perché vivo l'esperienza in due modi diversi, perché da una parte la figlia che sta facendo questa esperienza l'ha già fatta due volte in... In un, prima in un, in un ufficio, l'anno scorso, qua da noi e vivendo questa esperienza. E, da padre, io sono, sono contento che, facciano, che faccia questa esperienza perché si rende conto del mondo del lavoro. Mentre, se sentite la, la ragazza, dice eh, ma però io vado a lavorare in un posto, vengo sfruttata, eh, se dovessi guardare le mie esperienze, io l'alternanza scuola-lavoro la facevo 8 anni. La MetaFlex, come MetaFlex, parte 26 anni fa. E chiaramente noi, la nostra famiglia fa impresa da quasi 60 anni, perché mio papà aveva cominciato in un garage. La classica impresa che comincia in un garage col buco nella porta per far uscire la barra del ferro perché era troppo lunga per le dimensioni del garage. Abbiamo cercato una clientela diversa, campi di azione diversi, infatti noi siamo partiti con l'arredamento 27 anni fa, adesso l'arredamento per noi conta solo una relativa piccola parte, facciamo macchine in movimento terra, elettroilluminazione, carrelli elettromedicali e anche retail. Tutti uniti formano un'azienda che comunque, grazie a Dio, quando un settore entra in crisi periodicamente, tutti i settori entrano in crisi, gli altri lo sostengono. Questo ci consente di crescere, di gestire, di mandare avanti le persone che lavorano con noi. In questo momento siamo 30 persone su due aziende qualcuno di più, adesso probabilmente dovremmo anche assumere, però stiamo valutando bene la cosa. La trasformazione ormai non è più solo sulla parte lavorativa, ma sulla parte tecnica, amministrativa, di qualità. Stiamo facendo un discorso di ricerca di clienti esteri proprio con un confartigianato che ci sta dando una mano tramite dei manager esteri che ci, che, che ci ricercano i clienti a cui dopo noi ci approcciamo. Fai impressione o no? Lo chiedo alla consigliera di 5 Stelle, sto fatto che è partita dal garage con, con il buco perché non, non stava dentro il ferro, che continua a diversificare, a guardare al futuro. Beh, ma questo deve essere sicuramente l'ottica, no? Quella di partire dal piccolo, migliorarsi, crescere, svilupparsi, evolversi, anche adattarsi al mondo che cambia. Per quanto riguarda invece l'alternanza la, scuola-lavoro, eh, mi permetto di, di dire qualcosa perché io ho un nipote di 17 anni che sta sperimentando proprio in questo momento l'alternanza scuola-lavoro. E... Personalmente ho un parere totalmente positivo, nel senso che credo, e per esempio anche a me è mancata uh, durante la scuola, uh, questo, mh, questo collegamento no, tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro. Credo che faccia bene ai ragazzi, credo che gli dia una dimensione di che cosa significa entrare nel mondo del lavoro. Per esempio anche quando si è figli di piccoli imprenditori, poiché normalmente si genera una specie di allergia nei confronti del lavoro che fanno i genitori, spesso e volentieri andare a fare delle esperienze di lavoro all'esterno aiuta anche a rivalutare no, il lavoro dei propri genitori e magari anche a valutare la possibilità di continuare a lavorare nell'impresa di famiglia. Certo è che l'alternanza scuola-lavoro... Deve essere eh, realizzata con una particolare attenzione, eh, non soltanto alla preparazione, per esempio, dei tutor, non soltanto all'interno eh, del contesto scolastico, ma anche all'interno delle aziende. E questa è una cosa fondamentale, soprattutto oggi che l'alternanza scuola-lavoro è stata estesa anche ai licei, quindi non soltanto alle scuole professionali. Roberta, vai avanti con gli altri ospiti, sì. sennò diventa un comizio 5 stelle, non che no, mi dispiace. Perché? non eh, era però. un tema 5 stelle. Eh? No, 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 eh, beh, no la vedo eh, preparata. Ci allora mancherebbe. No. Riva, come l'esperienza, eh, Daniele, com'è l'esperienza appunto degli artigiani nel merito, quando un, uno studente arriva dalla scuola e inizia la sua prima esperienza lavorativa in azienda? Ma diciamo che per l'artigianato non è una novità, nel senso che l'apprendistato è nato nel, nel secolo scorso, addirittura nel millennio scorso, se <ride> vogliamo. Per cui è chiaro che per noi non è una novità. Però la, la novità vera, credo l'abbia toccato anche la consigliera, è il fatto che oggi c'è un nuovo modo per insegnare. E io faccio anche autocritica, magari qualche imprenditore mi guarderà male. Ma anche l'imprenditore, il tutor deve, deve imparare a fare questo nuovo modo di, di insegnare. Eh, oggi non c'è più tempo di affiancare il ragazzo, come succedeva una volta, al più bravo dell'officina, si metteva il ragazzo, cresceva e quindi aveva eh, le sue esperienze. Eh, però questo è un, uno strumento straordinario, se perdiamo questa occasione o se non la sfruttiamo col, con la potenzialità che ha, veramente perdiamo un treno che va, sta andando di corsa. E io non voglio semplificare perché dicevo prima, è un processo complesso, ma noi abbiamo dei, 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 degli esempi fuori dalla porta. Nel senso, in Trentino, eh, è vero che mai loro hanno più soldi della, della Lombardia perché se li tengono. Adesso scusate la battuta. No, no, ma, se li tengono è come. Ma, ma, è, ve, ma è vero battuta, che eh. ci sono delle eccellenze di, di, di scuole professionali eh, in contatto con le aziende che, che, che sono la, la dimostrazione che questa cosa funziona. Per non parlare del sistema duale tedesco che ovviamente da anni sta facendo questo tipo di attività e con questa attività inserisce i ragazzi in azienda. Faccio un salto sull'altro Riva, Claudio Riva. Non forma solo Devi disponenti. solo scegliere quale Riva esatto. stare. Non forma solo disponenti, ma anche appunto autisti piuttosto che personale che con diverse mansioni. Ma l'espressione finto buona, no, secondo me li forma su, su, anche con una parte. certa severità arriva. Eh. Ecco. No, Sembra parte buono in Riva. Ma... Sono buono. Sono. Sulla parte scuola lavoro sono d'accordo anch'io, tanto è vero che abbiamo diciamo, due ragazzi che fanno. è già il terzo anno che sono da noi, vengono il mese dell'alternanza e quant'altro. Qui bisognerebbe aprire un capitolo sugli istituti professionali perché cercare di orientare un po' gli indirizzi degli, degli istituti professionali su quelle che sono le professioni richieste, che c'è un po' di distanza ancora. Vedo tanti. Non lo so, cuochi, forse hanno visto troppe trasmissioni di TV Bravo e Bravo, si, si sono immaginati di diventare tutti cracco, ma poi la, la, la realtà dei fatti è completamente diversa. Mentre sulla parte pratica, quindi l'autista, quel parlo per la mia esperienza, qui siamo veramente nel dramma. Perché abbiamo perso tutta la, la. È come se avessimo perso una generazione e quella nuova non sa nemmeno che esiste questa attività. Oggi stiamo. Come associazione stiamo cercando di finanziare un po' l'acquisizione la, la, diciamo, della patente, del CQC, di tutta la. Ma quanto ci vuole a formare un bravo autista? Eh, ci vogliono gli anni. Anche perché poi ci sono autisti che devono fare alcune professioni, per esempio chi trasporta materiale pericoloso e quant'altro. Non è una professione che formi in un mese. È una professione che ha bisogno di. e lo diciamo tempo. sempre, eh, deve cambiare anche una certa mentalità. Mura. Roberta. Ma credo che il problema ci sia sempre stato di quello che è un po' lo scollamento tra la scuola e poi arrivare a confrontarsi con il mondo del lavoro. E questo a tutte le scuole di tutti gli ordini e grado, dalle scuole professionali sì, agli sì. istituti superiori quando. La mia generazione usciva un geometra, un ragioniere, poi si scontrava col mondo del lavoro e si scontrava una realtà totalmente diversa, ma però poi arrivare fino all'università, quindi... Ai laureati. Adesso che sicuramente c'è molto meno tempo anche per le aziende di formare personale all'interno, si ha sempre più bisogno di persone che arrivino che siano già praticamente operative, che c'è il limite da eh, adeguarla a quello che è il processo produttivo della propria azienda, ma hanno già una, una predisposizione al lavoro. E quindi, queste, queste possibilità che ci sono per dare ai ragazzi la possibilità di. Di provare, di provare a confrontarsi con una realtà che è diversa da quella della famiglia, che è da quella della scuola, che è il mondo del lavoro, con tutti i vantaggi e gli svantaggi, la, la, la competizione, le criticità che ci sono anche di, di confronto con i colleghi e quant'altro. Il, il, il lavoro è sicuramente un, un, un ambiente molto diverso sì, da, da, no, scusa, dalla famiglia scusa. o dalla scuola. Nel frattempo Roberta eh, ha deciso di passare da questo colore che è... <ride> Daniela. <ride> rosa un stava, stava ciclamino dai hai deciso di passare al rosa, dal rosa al senape, Ci sta. senape. è giusto, può, sì. può andare Perfetto. vai con la senape e fai la domanda che volevi fare sì, a Daniela bravi come ti sei formato? No, cioè, poi chi tieni ti insegnato? questa Mi tengo e che questa. sia questa. Va bene, basta, non cambia più. Chi ti ha insegnato a fare il lavoro che fai? Come l'ha imparato? Cioè, parliamo di formazione. Chi ha insegnato a Daniela Bravi a fare questo? Perché è un lavoro molto particolare. Forse l'ha inventato da un certo punto di vista. Sicuramente è il nostro lavoro è un po' particolare perché è la nostra mh, esperienza un po' particolare perché noi abbiamo una siamo tre soci e abbiamo una formazione che è completamente differente dal lavoro che stiamo facendo, noi veniamo dalla scuola del cinema, quindi tutt'altra cosa, sempre un lavoro creativo ma decisamente un po' me meno artigianale. Eh, abbiamo... Ricordiamo che la signorina che sta parlando... Faccio borse con materiali di recupero riciclo, ecco. quindi abbiamo a che fare con eh, macchine da taglio, abbiamo a che fare con macchine da cucire, abbiamo a che fare con incollatrici, con strumenti artigianali. Direi anche non troppo tecnologici, visto che il nostro materiale è un po' particolare, quindi non permette di usare i plotter, per esempio. Quindi è molto, molto artigianale e anche un po' old style, un po' più simile quasi alla, alla pelle che altre tipologie di, di pelletteria. Eh, la nostra formazione, quindi, è decisamente autodidatta ma il punto di svolta secondo noi eh, che ci ha fatto fare un balzo dal punto di vista del prodotto quindi artigianale è stata una collaborazione con un pellettiere che abbiamo in casi della vita abbiamo incontrato veramente fortuitamente che ha deciso di darci una mano inizialmente a tempo perso eh, ci ha spiegato ci ha dato delle sue macchine eccetera eccetera e quindi Diciamo che lì c'è stata una, una sorta per noi di alternanza scuola-lavoro. Adesso che eh, guardavamo, imparavamo un po' da soli, ma mh, con di fianco una persona fisicamente che ci ha spiegato vis-à-vis eh, -vis, eh, le tecniche c'è stato decisamente una, un balzo. Quindi e bene, anche noi, nel nostro piccolo, ancora... abbiamo delle esperienze di formazioni sia nelle superiori, vengono dei ragazzi di un liceo artistico che invece, visto che abbiamo due ambiti, un ambito un po' più laboratorio e un ambito invece un po' più di vendita, eh, dove ci occupiamo anche della comunicazione, abbiamo anche dei tirocinanti universitari. Va bene, eh, no, 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 non tirare in ballo, Venghi. <ride> peccato. No, peccato. Perché <ride> era già pronta. Era già pronto, no. ma dopo la pubblicità lo sarà ancora di più. Un'altra donna protagonista del prossimo servizio. È vero, donna e giovane, non ha neanche 30 anni, è arrivata nell'azienda di famiglia Fanno Carpente. Tu quanti ne hai Roberta? Non te l'ho mai non chiesto. Non si chiede, soprattutto no, per... in tv. No, però non dimmelo, chiede... quanti no, ne hai? non te lo dirò. Quanti ne hai tu? Eh, io... Ecco, dire... era basta. <ride> Però lei non ha neanche 30 anni, e sotto sì. i 30, si può e ti ho detto abbastanza. Quindi eh. sei sopra i 30. Di poco. Ben sopra portati, i 30. Eh. eh Grazie. Tra l'altro, eh. mamma ha credo 18-19 ecco, poi... volte. Sì, sì, anche 21. Eh, è arrivata nell'azienda di famiglia proprio perché ha imparato il lavoro dal padre, ha voluto continuarlo ma contemporaneamente cambiarlo dall'interno, portando quel tocco femminile che ha un po' scardinato tutto. Magia Creazioni. Siamo a Nova Milanese, alla Carpenteria Malizia con Giada Malizia. Ci vuoi raccontare qualcosa della tua storia di impresa? Allora, la mia storia di impresa inizia sette anni fa. Eh, finiti gli studi superiori, ho iniziato appunto questa avventura nell'azienda di famiglia. È un'azienda, una piccola realtà a conduzione familiare. Sono, lavoro con i miei genitori e tre dipendenti. È una carpenteria metallica, quindi è un'attività artistica. Eh, ci avvaliamo comunque di tecnologie nuove è stata una scelta prevalentemente all'avanguardia di mio padre che ci ha visto lungo vent'anni fa e probabilmente è stata la scelta giusta perché grazie a questo riusciamo a essere anche molto competitivi e... Riusciamo a realizzare prodotti che non sono solo poi per conto terzi. Adesso iniziamo a produrre degli articoli che sono nostri, nostre creazioni. Eh, mi sto cimentando in questa avventura e adesso ho preso anche un negozietto e cercherò di provare appunto a vendere quelle che sono le mie creazioni. Da quando sei arrivata in azienda diciamo che tutto è cambiato, comunque hai portato un tocco femminile particolare dedicandoti al design, in particolare al light design. Guarda, il mio... Tocco femminile eh, l'ho portato soprattutto penso nella, nella metodicità, nel senso che poi questo è il valore della donna secondo me in questo settore: non tanto nella competenza, cioè nella forza fisica, perché non è quello che si va a cercare in una donna che lavora in un settore di questo tipo, ma quanto sia in grado di. Eh trovare un metodo e saper sfruttare le capacità di un'azienda, saper probabilmente perché forse una donna riesce anche poi a gestisce anche una famiglia, anche altre, eh, riesce a far funzionare tante cose. I prodotti sono prodotti che io trovo divertenti, prevalentemente divertenti. E poi d'effetto, cioè nel senso mi piace creare degli oggetti che siano funzionali innanzitutto, che quindi non sia un oggetto creato tanto per abbellire che poi non abbia nessun tipo di utilità. Cioè sicuramente devono essere funzionali e questo l'abbiamo sempre, essendo una caratteristica che diamo ai suoi prodotti che facciamo per conto terzi, è una caratteristica che abbiamo portato anche nei prodotti che realizzo. Eccoci qua, insomma, le donne hanno una marcia in più, eh, ma è così anche in politica, forte, o vi sentite ancora discriminate? Vabbè, discriminate, no, personalmente non mi sento discriminata, oltretutto faccio parte di un gruppo dove sono l'unica donna su 13 e devo dire che anzi... Eh, Il progetto 5 Stelle l'ha eletto solo una donna. In Regione Lombardia sì, purtroppo, però insomma mi coccolano, mi sostengono e questo sicuramente insomma, è giusto che lo dica. Certo che bisogna fare... Tanti passi avanti, però, eh, nel senso che le donne da un punto di vista lavorativo purtroppo pagano lo scotto di una eh, retribuzione inferiore rispetto a quella degli uomini. Ha eh, spesso e volentieri non solo a parità di competenze ma anche eh, con una formazione e una competenza superiore. Quindi c'è tanto lavoro da fare. Allora lasciamoci tutti con un minutino, un auspicio anche perché poi. Perché poi dobbiamo dedicare ampio spazio alla rubrica dell'avvocato che sta avendo un grande eh, successo. Partiamo da Daniele Riva. Che dire al termine di questa discussione che noi semplifichiamo, eh, ci giochiamo sopra, ma è per far capire, attrarre anche un certo pubblico. Ma io punterei proprio il focus di un minuto sull'alternanza scuola-lavoro. Penso che, dicevamo prima, il lavoro da fare è tanto. E... Ognuno non lo può fare da solo, ci deve essere una unità di intenti. E quindi, io mi auguro che sui territori le associazioni, le, le camere di commercio, assieme, tutte assieme, possano fare quella, aiutare le imprese in questa attività. E, e, ed arrivare un, un giorno, probabilmente non sarà quest'anno, il prossimo anno ci vorranno dei tempi un po' più lunghi. Ma arrivare un giorno a certo. formare questi ragazzi pronti per entrare nel mondo del lavoro a 19 anni o a 25. Daniela Bravi, in sintesi. Uno dei temi fondamentali secondo me che abbiamo lambito è sicuramente per la piccola media, soprattutto piccola impresa, il tema dell'internazionalizzazione che è stato un po' toccato tangente è sicuramente importante perché per le aziende piccole... Soprattutto la nostra, che è in un mondo moda e che è un momento un po', un po particolare con i grossi colossi che mangiano pezzi, l'internazionalizzazione è un, un procedimento che sicuramente va attuato e per le piccole aziende forse c'è bisogno di supporto. Va bene, Claudio Riva. io, se mi permettete una citazione antica, la, la moneta di uno Stato sono le proprie leggi e secondo me. Da qui bisogna partire, dalle leggi di questo Stato che bisogna veramente, secondo me sono troppe, ed è necessario fare un lavoro veramente grande, di, di, proprio di competenza sulla materia e cercare di fare qualcosa di mirato, preciso e che vada Roberto a semplificare Mura. la vita di tutti. Credo che sia fondamentale fare in modo che ci creino tutte le condizioni perché il sistema produttivo italiano Possa essere competitivo sui mercati nazionali e internazionali. Perché si parla tanto di lavoro, ma il lavoro per decreto non funziona. Il lavoro c'è soltanto quando ci sono aziende competitive che hanno fa bisogno di personale, quindi necessità di assumere. Assumere delle persone che hanno un reddito, che un reddito acquista e si moto, mette in moto un, me un meccanismo. La ripresa parte attraverso creare le condizioni perché il mondo produttivo italiano sia competitivo. Bene, l'Avvocato, vedi che sta scaldando i motori per la parte successiva quindi adesso lo teniamo ancora silente che è un record, eh? un blocco senza l'avvocato, scherzo naturalmente no, allora venghi dopo, io ringrazio il Roberto Mura della Lega, consigliere regionale grazie, buonasera ringrazio la consigliere regionale Monica Forte del Movimento 5 Stelle Grazie. Buonasera. aspetto che, di vedere anche la foto con questa borsetta, mostriamola visto che Eccola qua, Eccola, perfetto, foto con borsetta, ringrazio Daniele Riva, Presidente del Cempi, io voglio fare però una puntata prima o poi Roberta sul Cempi e le sue offerte per quanto riguarda l'energia per le imprese non solo, perché mi interessa, anche perché questo è un periodo in cui i furbacchioni sono in agguato, no? Non è così. È pieno, è pieno di furbacchioni, lo vediamo eh. tutte le sere su un'altra trasmissione che... Eh, fanno proposte e su un'altra rete perché in questa non Ovviamente, avviene mai eh, andiamo a salutare anche eh, Claudio Riva è la signora in mezzo Daniela, la tenevo per ultima la donna per ah perfetto di... si fa... <ride> no, perché hai visto che mi segna di qua e di va bene saluti Sembri la badante di un povero vecchio, no. No? con Dai. la penna segna saluta questo, saluta quello, decide tutto lei. Io ormai te lo dicevo ieri, ti ho messaggiato, ma hai tolto ogni forma di. Eh, vabbè. Allora, chi devo salutare? Visto Come che... vuoi? Dai, salutali tu. Vorrei salutare Claudio Riva. Oh. Grazie, grazie, mille di essere tornato. Grazie, e da buonasera. ultimo, Daniela Bravi, grazie mille anche della, della sua. L'avvocato risponde: e sapete che non gli manca la risposta, mm. e non manca non Neanche le domande, per fortuna, subito dopo la pubblicità. E delle storie di artigiani che raccontiamo qui all'Italia che produce fanno parte anche le tante piccole domande, piccole e grandi domande, dubbi, incertezze del nostro pubblico che scrive a Legale Chiocciola l'Italia che produce.eu. E noi facciamo. Questa bella rubrica L'Avvocato Risponde, in cui il nostro avvocato Venghi di Confartigianato, Claudio Venghi, si eh, cimenta nelle risposte e eh, si cimenta perché cerco di concentrare sempre il fiume in piena che c'è in lui, ma adesso vediamo Roberta, vai con la prima mail. Proviamo. Grafica, grazie. Arriva dalla provincia di Monza Brianza una ditta artigiana di installazione impianti, in ho necessità di assumere una figura di giovane apprendista da inserire che vorrei formare. Ci sono opportunità. Opportunità significa contributi, significa aiuti, significa sostegni da parte delle istituzioni varie. Avvocato. Proprio Scuola Lavoro. C'è un progetto, in questo caso specifico, impresa formativa si chiama, della Camera di Commercio di Milano, che quindi copre il territorio di Milano, Monza, Brianza e Lodi. Per il quale vengono dati contributi a fondo perduto da 350 euro a 1500 euro per l'assunzione proprio di persone in alternanza scuola-lavoro, di giovani convenzionati e nel quale vengono forniti tutta una serie di servizi di supporto e di consulenza all'impresa gratuiti. Questo è un progetto molto importante, e si è aperto adesso, a fine maggio, ed è in essere sino al 31 12 2018 per come portarsi a casa questi soldi, ma soprattutto inserire nella propria azienda un dipendente di questo tipo? Allora, Confartigianato APA, Monza-Brianza, sono sul pezzo, c'è il rapporto diretto con la Camera di Commercio, c'è tutta la modulistica e il progetto da relazionare e da mh, compilare per partecipare, lì hanno tutte le informazioni specifiche e precise, quindi basta prendere contatti, prendere appuntamento e il progetto è pronto e per queste imprese. Questa l'abbiamo svangata sì. anche in fretta. Roberta, la <ride> prossima. Qui parliamo di alimentazione invece, sono titolare di un'impresa artigiana... A proposito... A proposito, <ride> poi, prima o poi Eh no, eh, voglio dire eh, No, mi esatto. abitui bene. e poi via. No, perché da adesso la prova costume, Cubetti basta che di mi hai pelle, detto pelle. che no, basta, mi devo mettere niente. questo come costume. Esatto, guarda che <ride> carino di cavallino Brutti starebbe anche chiudete. Mi fermo Vai. <ride> di preparazione alimenti. Ho sempre problemi, eccola lì, con la zona traffico limitato. Perché i fornitori e anche certo. i clienti spesso non riescono a raggiungere la sede della mia azienda perché si trova all'interno dell'area ZTL con divieti orari. Chiedo se sia legittimo limitare così fortemente l'accesso creando disagi alle attività e economiche. Insomma, dovete proprio romperci le balle a noi che lavoriamo, scrive, non lo scrive, ma, ma vuole pensa. intendere questa persona che dice: già, già paghiamo le tasse, tutta la difficoltà, eh? ZTL, porco cane. La giurisprudenza amministrativa ci sono stati una serie di ricorsi in varie città d'Italia. La giurisprudenza amministrativa ha stabilito con varie sentenze che la limitazione delle zone ZTL è legittima nel momento in cui è motivata, nel momento in cui il provvedimento è regolare dal punto di vista amministrativo, in quanto frutto di discrezionalità amministrativa, cioè non può il giudice amministrativo entrare nel merito della scelta se non è appunto assolutamente abnorme. Quindi dal punto di vista della legittimità le Scelte dei comuni sulla ZTL sono legittime. Bisogna entrare poi nel merito. Caso per caso, qui purtroppo non sappiamo qual è il comune di riferimento della mail, ma è necessario prendere contatti con la polizia locale, che è l'organo che gestisce sostanzialmente le ZTL e col comune, per capire quali sono le deroghe, quali sono i veri divieti, quali sono gli Ci orari. Potrebbero essere rispetto dei a... comuni che consentono a chi vuole lavorare e fare sì. impresa pura all'interno di una ZTL Con orari, di poter assolutamente, fare, eh, eh. assolutamente Quindi bisogna entrare nel merito e declinare. In generale sono legittime queste limitazioni, queste restrizioni, ma vanno poi declinate nel caso concreto e ovviamente ottemperate. L'unica arma, se vi sta sulle balle la ZTL, è mandare a casa la volta dopo eh, chi è stato eletto e vi ha fatto la ZTL che non volevate. <ride> e purtroppo è così. Eh. Va bene, che sono più o meno lunghi come i tempi della giustizia, sono anni da aspettare. Andiamo alla prossima. La terza domanda arriva dalla provincia di Cremona. Ho una bottega artigiana. Torrone bo no? <ride> no, restauro. Eh, eh, Cremona Peccato. farima con torrone, quelli che mi portavi all'inizio quando mi volevi bene. <ride> e Arrivavano bello. questi prodotti da Cremona, torroni, torroncini, Niente, panetti, panettini. Questo che cosa fa eccetera. questo signore? Restaura. Ah, bello. Restauro beni artistici bello. e culturali. Dice da anni ritengo necessario che che questo settore venga riconosciuto come categoria autonoma professionale tutelata. So che era stato avviato un lavoro in tal senso e vorrei sapere a che punto siamo questo potrebbe essere legato alla liuteria sapete che a Cremona abbiamo visto c'è ah, tutto un tema sui violini, sulla liuteria allora, qui una volta me ne avete portato uno sì. io ci giocavo che costava 15 costava esatto. esatto, allora è stato concluso proprio negli ultimi mesi un lavoro importante da parte del Ministero di riconoscimento della qualifica o meglio dell'iscrizione dei restauratori in un elenco che poi porterà alla qualifica professionale vera e propria questo è un lavoro importante perché è previsto dal codice dei beni culturali ed è visto anche dalla normativa appalti rispetto alla qualificazione specifica. Quindi il, il tema è in itinere, è stato fatto molto, il nuovo governo dovrà dare il passaggio definitivo, cioè la, il riconoscimento della qualificazione. Mm, su questo tema, lo dicevamo prima, le qualifiche professionali di nuove attività, di attività artigiane, di, di start-up, di nuove idee innovative, tecnologiche, eccetera, hanno la necessità di avere una qualifica professionale. È un tema nazionale a costo zero per il governo, nel senso che non bisogna mettere risorse, un tema normativo che consentirebbe di far avviare una serie di attività economiche che oggi sono al palo per una serie di motivi. Quindi questo tema ci apre la diciamo, discussione più generale sulle professioni, è un tema a noi molto caro. Continuate a scrivere alla mail legale chioccioallitaliacheproduce.eu, anche se il quesito vi sembra stupido, voi mandatecelo lo stesso, perché vedete che da questioni che sembrerebbero agli occhi di tanti banali, tiriamo fuori dei, dei grandi problemi. E adesso capisco anche perché tutte le associazioni di categoria, come anche Confartigianato, si dotano di legali, eh, avvocati ben preparati per tutelare i loro associati, perché qui è davvero una giungla. Allora noi ci fermiamo per la pubblicità e torniamo tra pochissimo. C'è il nostro Ezio che ci segue dietro le quinte, che è spaparanzato su una sedia quasi fosse sul divano di casa, che si gode la trasmissione. Però purtroppo Ezio e Ezio, i tanti che ci seguono, il godimento è finito perché noi abbiamo finito il tempo, si sono mangiati tutti i minuti, sia la Roberta che l'Avvocato Venchi. E questo c'era del resto da mangiare oggi, solo i minuti. Prossima settimana sicuramente Roberta... Eh, ritorna anche con l'alimentare, eh, Roberta. Passa un buon fine settimana e passa un buon fine settimana, anche tu, caro avvocato Claudio Venghi. Mi raccomando, Grazie. in famiglia, sì. leggendo le tue scartoffie <ride> nei ritagli di tempo. Grazie. E tanta pace e serenità a tutti voi. Ci rivediamo tra una settimana. Ciao, buonasera, buonasera.